c'è la dottoressa Maria Concetta Petropolo, saluto e ringrazio il professor Canali che tiene oggi qui una conferenza dal titolo La stampa americana e il fascismo per il quarto incontro del ciclo La resistenza nella letteratura e nell'arte, incontri che sono stati realizzati in collaborazione con l'ANPI e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Municipio Lungo Centro-Est. La conferenza di questa sera introduce un'anticipazione di una monografia del professor Mauro Canali sui corrispondenti americani in Italia durante il ventennio fascista, che poi in sostanza sarebbe un'analisi dei rapporti tra una stampa libera e un regime totalitario. Il tentativo del regime, che attraverso l'opera Vigilanza, repressione antifascista, nata nel 1926 per volere di Mussolini, cerca con tutti i mezzi il favore della stampa. Mauro Canali è già stato docente di storia contemporanea all'Università di Camerino, allievo di Renzo De Felice, ha tenuto conferenze e lezioni in università europee e americane e consulente storico e membro del comitato scientifico della storia. Fra i suoi autori di numerosi saggi sul fascismo e nei suoi studi si è interessato della struttura del regime mussoliniano. Fra i suoi libri ricordiamo Cesare Rossi, da rivoluzionario all'inizio grigia del fascismo, edito da Pulino nel 1993, Il delitto Matteotti, Le spie del regime e Mussolini e petrolio iracheno, edito nel 2007. E quindi Il tradimento, Gramsci, Togliatti e la verità negata, edito da Marsilio nel 2013. Con questo libro il Mauro Canali ha vinto il premio internazionale Capalbio nel 2014 e nello stesso anno è entrato nei 5 finalisti del premio ANPI Storia. A questo punto cedo la parola al professor Canali e lo ringrazio ancora della sua collaborazione. Appunto che io ricordo i lavori
consapevolezza dei caratteri di questo regime che stava prendendo forma. Anche a cambiare un po' le cose c'è cioè il fatto che a dirigere questo movimento era un ex socialista e quindi in un certo senso questo non rendeva facile capire, anche perché Mussolini all'inizio il linguaggio che usa è un linguaggio che tenta a confondere, non è, è antisocialista ma non è antioperario, parla contro il Partito Socialista ma in qualche modo fa l'occhioni dalla classe operaia cercando in qualche modo di sedurla, di portarla insieme al proprio movimento, ma questo all'inizio. Poi che poi è del Italia, dice ma per noi
vengo, vedo e racconto. No, la velina del governo che mi dice cosa ti può raccontare, per me non esiste. Quello che vedo, racconto. E quindi è un giornalismo investigativo, quello dell'inizio del Novecento e soprattutto del primo decennio del secolo. Sono giornalisti che vogliono capire, quindi quando vengono in Italia, in Europa in particolare, ma anche in Italia, vengono in Italia per capire, per vedere e raccontare. E questa è la forza, tutta una serie di debolezze, ma è anche la forza di questo giornalismo, perché al di là poi della lente deformante delle ideologie ci restituisce un'esperienza che attraverso la lettura di un articolo, un'esperienza che serve anche agli storici, serve molto agli storici. Quindi l'America scopre l'Italia, scopre l'Europa, l'Italia in particolare, con la prima guerra mondiale. Quindi questi giornalisti che vengono mandati in Italia, vengono mandati durante la prima guerra, vengono e si muovono, qui c'è una percezione molto forte, non potevano andare al fronte se non accompagnati, una situazione diversa dal fronte occidentale, dal fronte franco-tedesco, perché là i giornalisti andavano insieme ai soldati, addirittura in prima linea, ci sono casi di morti e di feriti, da noi di meno, perché non si può passare attraverso la censura militare. Quindi questi giornalisti vengono, sono giornalisti di grande testate e, per citarne qualcuno, che cosa è importante, perché scriverà dei libri sull'Italia, sono rappresentanti del Chicago Daily News, che allora era un grandissimo giornale, del Chicago Tribune, naturalmente del New York Times e poi soprattutto delle agenzie. Questa era anche una novità che portavano gli americani, le agenzie giornalistiche che raccoglievano i dati per poi darli ai giornali sindacati con loro. E già ci sono le grandi agenzie che poi saranno la storia del giornalismo del mondo, la Associated Press e la United Press. Questi mandano i loro uomini in Italia e in Italia questi uomini fanno un'esperienza molto forte perché assistono alla guerra, ma assistono soprattutto al dopoguerra, assistono al biennio rosso e assistono alla pace sul mondo. Quindi stanno in Italia, seguono, conoscono Mussolini, lo cominciano a inquadrare e cominciano a raccontare ai lettori americani, ma in qualche modo rimbalza in Italia perché tra i lettori americani c'erano anche molti italo-americani. La colonia italo-americana era fortissima già negli Stati Uniti in quel periodo, anzi spesso questi giornalisti scrivono consapevoli appunto che dall'altra parte c'è un'ampia sfera di lettori italo-americani ansiosi di capire cosa sta accadendo durante la guerra d'Europa, soprattutto in Italia. E quindi questi giornalisti, io decido che non ritengo importante questo Edgar Hansen-Mohler. Lui scrive un bellissimo libro, Immortal Italy, Italia Immortale. Con questo libro lui racconta, lo fa terminare prima della marcia su Roma, anzi pochi mesi prima della marcia su Roma, e si capisce che lui non intuisce l'ultimo sviluppo del fascismo, cioè la resa del potere. E quindi però ci fa capire la crisi del Biennio Rosso, la crisi del 19-20-21, e quindi il passaggio dal Biennio Rosso a quello che poi viene definito il Biennio Nero. Quindi racconta molto bene il 19-20 e racconta altrettanto bene il 20-21, cioè la reazione fascista al Biennio Rosso. E qui sono tutti i dubbi sulla capacità poi di capire però la storia del nostro paese. Perché loro raccontano e vedono il caos sostanzialmente con il Biennio Rosso. Loro vedono gli scioperi, vedono questo paese che sembra travolto dal caos, assistono all'occupazione delle terre, assistono a questo dopoguerra tormentatissimo che è stato il nostro dopoguerra. E assistono e capiscono, descrivono, ma non capiscono fino in fondo. Non capiscono il filo che collegava questa reazione alla, diciamo, a tutti i problemi che il paese si stava portando dietro, insoluti, e che esplodono proprio con la fine.
a subire la rivoluzione sovietica. Quindi il loro riferimento è 17 russi. Loro temono che quello che sta accadendo con il biennio russo sia il preludio a una rivoluzione sovietica, quindi a una rivoluzione del genere. Ora, devo dire qui, in genere, voglio dire, trovo sempre chi non è d'accordo con me, ma io lo dico ugualmente, vado a parlare chiaro. Ora, se si sbaglia e si sbagliano, è anche vero che a farli sbagliare sono le ambiguità dei leader del Partito Socialista, che lo sciolgono in questo modo. Da una parte fanno capire che si tratta solo di rivendicazioni sindacali, ma dall'altra non dicono mai che loro ripugnano la presa violenta del potere. Anzi, il movimento socialista si appoggia a un'enorme contraddizione, che è quella del linguaggio rivoluzionario, ma degli obiettivi, diciamo, di tipo riformista, e quindi in un certo senso mi avviso ingannando anche le avanguardie della classe operaria, che invece puntano, pensano che si stia facendo la rivoluzione, si stia puntando al potere. Tant'è che tutti quelli che hanno studiato questo periodo sono costretti ad ammettere che appunto la parola d'ordine, lo slogan che circolava tra le masse in agitazione era facciamo di Russia. L'obiettivo che si proponeva la classe operaria era quello, si era visto in qualche modo suggerire da Oriente, dalla rivoluzione russa. E quindi in un certo senso i giornalisti americani si sbagliano, ma certo i leader socialisti poi tra l'altro non fanno nulla per sciogliere questo mondo. La verità è che qui siamo in presenza di questi giornalisti itineranti che hanno partecipato anche a quanto stava accadendo con D'Annunzio a Fiume. Quindi il biennio rosso in realtà era stato annunciato da una strana presa di posizione, da una strana iniziativa di D'Annunzio che aveva tutti i caratteri di destra. E questi giornalisti quando descrivono, io faccio un esempio anche di Kenneth Rogers, che altro magari non ci dice nulla, ma in America è famoso, perché è lo scrittore che poi fece questo romanzo, scrisse questo romanzo, Passaggio al Nord-Ovest, che fa parte della cultura, diciamo, nordamericana. Lui è in Italia durante l'occupazione delle fabbriche, viaggia, gira, va a Torino. Vi ricordo che l'occupazione delle fabbriche era partita con un'iniziativa torinese, se vogliamo, anzi addirittura c'era stato un preludio all'occupazione delle fabbriche con un famoso sciopero delle lancette dell'aprile del 20, quindi poi a settembre c'era l'occupazione delle fabbriche, quindi questi girano. Un altro che è presente è George Sellers, che poi sarà molto importante nella strada successiva che parleremo, durante il delitto Matteotti. Questi vanno nelle fabbriche, incontrano i militanti che stanno occupando e non è che vengano rassicurati. I militanti con cui parlano dicono: noi stiamo facendo una rivoluzione, la nostra occupazione delle fabbriche, le modalità sono che noi vogliamo dimostrare che si l'autogestione, che siamo capaci di autogestione. In effetti tutti quelli che scrivono, i giornalisti americani che scrivono, entrano nelle fabbriche e poi riferiscono, dicono: ma la rivoluzione ne parlano tutti, ma qui seguono sempre 16, i comignoli e le ciliere seguono scelto, dentro le officine si sente che lavorano, c'è questa rivoluzione, non la capisco. Quindi in un certo senso anche in questa maniera matura molte avanguardie del movimento operaio di voler dimostrare con la congestione la maturità della classe operaria a fare una rivoluzione che in qualche modo significasse un travasso da un potere all'altro senza che ne pagasse la capacità produttiva. Ecco, questo inganna i giornalisti che dicono: a noi non sembra una rivoluzione, però vediamo che dentro c'è di fare una questo, c'è una capacità di scioperare, quasi improvvisata, spesso si improvvisano sciopere, eccetera, per cui il paese apparentemente sembra del caos. Insisto su questo perché alcuni di loro poi sosterranno l'esperimento fascista nei suoi primi sviluppi, con la marcia su Roma nei suoi primi 2 o 3 anni,
fa precipitare il paese nel caos rosso. E quindi, in un certo senso, prevale molto di questo giornalismo, prevale la paura, il terrore della rivoluzione russa. Una rivoluzione che non andava fatta, in Occidente non andava fatta, era una rivoluzione, diciamo, distruttrice di valori occidentali. E quindi il timore era quello. Dall'altra non capivano come i leader socialisti volessero sviluppare o dirigere questi modi e quindi pensavano che stessero dirigendo il paese verso l'abisso e quindi li condannavano. Cioè, certo senso, tra l'altro, vedevano in Mussolini una sana reazione nazionalista e soprattutto vedevano l'interventista che reagiva a tutti i danni che un processo rivoluzionario aveva portato al paese. In questo senso è il timore della rivoluzione sovietica, soprattutto, che spinge molti giornali americani a sposare la tesi di nuovo della reazione mussoliniana al caos. E questo è un primo mito che Mussolini riesce a imporre, il mito del fascismo che ha salvato il paese. Ora, questa situazione porta a tutta una serie di esaltazioni che in effetti sono poi un preludio a una grande popolarità di Mussolini negli Stati Uniti. Tutti gli anni 20 sono anni in cui Mussolini è uno, forse, un personaggio più popolare negli Stati Uniti. È popolare nel senso, appunto, di un personaggio che sa come che ha salvato il paese, che ha respinto l'assalto rivoluzionario della sinistra, e quindi è un uomo che sta, anche se con mano salda, anche con mano salda, sta dirigendo il paese. Ora però, e qui facciamo un primo inciso, diciamo, molto spesso noi vediamo che questi giornalisti americani che non conoscono la storia del nostro paese ci portano nei loro articoli, ci portano cosa? Ci portano una sorta di stereotipo dell'italiano, dell'Italia e dell'italiano, quando si spingono molto indietro nel tempo a cercare di capire da dove viene questa storia, in atto, vediamo che producono degli stereotipi degli italiani e dell'Italia che sono inaccettabili. Lo stereotipo è quello di un italiano che anarchico, tendenzialmente anarchico, italiano che non può lavorare o lavora, ma insomma temperamento poco, come dire, portato al sacrificio. L'italiano delle mille patrie, l'italiano che se andiamo indietro, l'italiano che non ha mai conosciuto la libertà e quindi non è maturo per gestirsela. Attenzione che c'è una convergenza tra questa analisi che fa la stampa americana di quel periodo e quello che sta dicendo Mussolini. Mussolini sta dicendo: io adoro il pugno forte perché l'italiano ha bisogno di questo. Da solo non potrebbe gestire la cosa pubblica e altro gestirsi, quindi serve un pugno forte, serve qualcuno che dia ordine, che dia reale, che indichi gli obiettivi. Ecco, c'è una convergenza molto. Questi primi anni dalla marcia su Roma fino al delitto Matteotti all'incirca, ma anche dopo, fino alle leggi fascistissime, parliamo del 26-27, è una convergenza tra una certa stampa americana e quello che va dicendo Mussolini di sé e del suo ruolo rispetto al paese. Quello che è drammatico è che nemmeno il delitto Matteotti, in un certo senso, scuote questo, tutto ciò. A dire il vero, scuote solo un giornalista, questo George Sanders, che è la prima vittima sostanzialmente dei rapporti tra una stampa libera e, diciamo, un regime autoritario. Perché George Sanders, che è il corrispondente da Roma del Chicago Tribune, è un personaggio importantissimo dall'altra della storia della cultura americana, che ha parlato tantissimo, 100 anni, ha scritto fino a pochi anni fa, un fratello importante della storia della cultura americana, Gilbert Sanders, addirittura che ha partecipato alla nostra generation, all'esperienza francese dei grandi scrittori, già un nome pesante. Lui viene in Italia
non sarà ancora. Ora, qui occorre fare una piccola precisazione. C'è una sorta, il regime fascista ha messo in piedi una sorta di triangolazione del passaggio della formazione che consiste nel questo. Il giornalista scriveva il pezzo di Danella, che pubblicava negli Stati Uniti, l'ambasciata italiana leggeva l'articolo, informava il ministero degli esteri, il quale informava Mikhail Pop, il ministro della cultura popolare, prima era semplicemente l'ufficio stampa di Mussolini, ma poi diventa Mikhail Pop, e l'ufficio stampa chiamava il giornalista e se l'articolo non andava secondo certe regole lo diffidava. Ammoniva, ma prima blandamente, poi sempre più pesantemente. Ecco, George Sanders viene sostanzialmente prima ripreso e poi cacciato, espulso. Espulso brutalmente, dice 10 giorni per andartene, e Sanders è la prima vittima di questo. Io dico questo perché gli espulsi ce ne furono tanti nel ventennio. Ora, siccome il mio lavoro vuole riprendere anche il lavoro di uno scrittore, dello storico americano Dickens, il quale aveva scritto qualcosa dei rapporti tra fascismo e America e Stati Uniti, ma non aveva potuto vedere le carte italiane, quindi aveva lavorato soltanto sugli articoli pubblicati negli Stati Uniti, ma non era, siccome negli anni 70 non c'era ancora l'accesso alle carte del fascismo, alle carte fasciste, lui non poté studiare bene le carte fasciste, cosa che posso fare oggi. Quindi io metto insieme e cerco di, come dire, di dare una visione più ampia di quanto sta accadendo di questi personaggi, di quanto sta accadendo nei rapporti fra Stati Uniti e fondamentalmente il regime fascista. Beh, l'ambasciatore americano tanto non difende Sanders. Ora vi ricordo che gli anni 20 sono negli Stati Uniti gli anni repubblicani, gli anni del dominio del Partito Repubblicano, che nella logica politica americana è la destra, fondamentalmente del Partito Democratico, sempre la sinistra, ed è il Partito Repubblicano che dirige il paese per tutti gli anni 20. E quindi un personaggio come Sanders, organico a una visione democratica della stampa, viene difeso dall'ambasciatore cadendo con il ferro, quindi lui si trova esposto e si deve andare. Sarà proprio in quel momento un nemico acerrimo del fascismo. Scriverà dei libri bellissimi sul fascismo, molto importanti, mai tradotti, ma libri